Falcone da musicista, da addetto ai lavori, ma soprattutto da appassionato di musica. Hai scritto in questi giorni sul Jova Beach Party, dopo aver visto tutte e due le date, che cosa dici? Che sono felice di aver scritto quello che ho scritto, perché questa città merita un evento di questa portata. Lo vedo negli occhi dei ragazzi, lo vedo negli occhi dei miei amici, lo vedo negli occhi dei bambini. Allora, Lorenzo Jovanotti porta amore, entusiasmo, voglia, gioia, solo positività, parafrasando anche una delle sue canzoni più note. E cose così belle meritano di essere vissute a cuore aperto, e penso che è quello che è successo e che tutti quelli che sono stati qui hanno vissuto. Credo che sia un'esperienza da vivere. Non si può parlare di un evento come questo soltanto restando seduti dietro una scrivania, davanti a un computer, digitando dei tasti su una tastiera. Se non invivi un festival come questo, penso sia difficile davvero giudicarlo. Lo stimolo arriva anche dal fatto che un evento come questo, ma quelli che potrebbero esserci, raccolgono un po' tutti. Tu stesso hai partecipato al concerto con tua moglie, con i tuoi figli, con tua madre, e quindi quando c'è la musica, quando c'è il divertimento, tutte le generazioni possono stare bene insieme e magari fanno vivere un po' meglio la città. Guarda, ho fatto due date. La prima ieri, il 19, perché avevo comprato i biglietti già da tempo e volevo assistere a questo show. Dopodiché, questa mattina, mio figlio Federico mi ha detto: papà, io voglio tornarci. Ed è la prima volta che mio figlio mi vive in modo così tanto pieno un concerto. E quindi sono stato felicissimo di rientrare qui dentro, di vivere la seconda esperienza. Secondo me questa seconda data è stata ancora più bella della prima, ma non tanto i musicisti sul palco, che sono straordinari, stiamo parlando delle massime eccellenze, musicisti spettacolari, la produzione mastodontica, l'organizzazione precisa, funziona tutto al millimetro, la Trident ha lavorato benissimo, ma il pubblico, gli occhi dei ragazzi, gli occhi della gente, mi ha trasmesso davvero tanto. Questa sera, mentre ieri sera ho visto il concerto quasi sempre rivolto verso il palco, questa sera invece l'ho guardato sempre rivolto verso il pubblico, che era uno spettacolo ancora più grande di quello che vedevamo sul palco.